Io lo flexo un pochettino, insomma, non è neanche tanto facile da prendere. E poi non sempre vuole combattere. E quando combatte non sempre dà la sfera. Quindi, insomma, lo flexo un pochettino. Ma ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Vediamo un po' cosa andiamo a fare oggi. Chi di voi ha giocato Yokai Watch 4 e ha installato anche i DLC relativi, sa bene che Professor So ha una missione speciale per noi. Ehi, voi sentite qua, c'è qualcosa che bolle in pentola qui a Yokai World, letteralmente, sto parlando dell'inferno! Ne avete mai sentito parlare? L'inferno, potresti dirci qualcosa di più al riguardo? Certo, vi avverto, non sarà facile per voi avervi accesso, di norma si deve convincere il suo temutissimo guardiano. Si dice che anche gli yokai più forti abbiano paura di lui. Oh, capisco. Cosa sono quelle facce spente? Esistono alcuni modi per entrare, io però non vi conosco ancora, dovrete guadagnarvi la mia fiducia. Dopotutto io sono il celebre yokai leggendario. Sì, effettivamente è vero. Nonché l'unico in grado di farvi accedere all'inferno. Che bello, ci porta all'inferno. Wow. Si potrebbe dire che sono il vostro salvatore. Allora, è uno yokai che è una leggenda, quindi già non dovrebbe esistere. Ci porta dall'inferno ed è il salvatore, si proclama salvatore. Ah, forse è il nome salvatore. Ovviamente non posso diventare vostro amico così su due piedi, ma vi darò una mano ugualmente. Volete il mio aiuto? Secondo alcune voci, a Yokai World del passato esiste un luogo pieno zeppo di yokai molto forti. Di cosa si tratterà mai? Bene, la missione ci fa guadagnare guanto rovente, bandana quadro e moneta slot kai. Accettiamo subito. Anche perché è una missione che serve per accedere a Yokai Watch Blasters. Ottima risposta, e ora lasciate fare a me. Tra l'altro, Yokai Watch Blasters ha molti yokai potenti. Nonché missioni che serviranno per un'altra missione che ho ancora in corso. Avevo iniziato a registrarla, ma il nemico si è rivelato tremendo, quindi devo per forza fare un po' di blasters e allenarmi. Fantastico, grazie professor So! Non c'è bisogno che mi ringraziate. Adesso passiamo alle spiegazioni. Il modo per entrare all'inferno è con la forza. Dovrete essere disposti a tutto, anche a sfidare i guardiani in persona. Eh sì, mi fido, mi fido. Il luogo di accesso all'inferno è da qualche parte in città. Una volta trovato il posto, incontrerete anche il guardiano. Non credo che sarà così facile entrare come dice lui. Ma si è detto da solo che non è fa. Vabbè. In bocca al lupo. In realtà so dov'è, perché ci sono arrivato per sbaglio. Cioè, allora, nel senso, il gioco non è che ti dice guarda, qua c'è l'inferno, non puoi entrare. Però, parlando con un no, mi ha detto che non potevo passare perché questa zona era vietata l'accesso. Quindi è l'unica zona bloccata in tutto Yokai World. Quindi penso che sia lì il punto. Dunque, il posto dovrebbe essere qua dietro, sì. Vediamo un po', ok. C'era anche un oggetto, infatti l'ho preso. Eccolo qua. E di là c'è una zona che, insomma, sembra un po' rossa, quindi chissà. Oltre a questo punto è vietato l'accesso agli estranei. Ma professor si è detto che se ti sconfiggiamo potremo passare. Non c'è bisogno di andare in quel modo, proprio no. Sbaglio o anche lui stava urlando poco fa? Volevo dire, fatti sotto. No, non riuscirete mai a vincere. Soprattutto contro il nostro maestro. Maestro? Ah, quindi non combatte lui. Il maestro dell'inferno? Beh, lui mangia gli orchi, quindi sì. Mangia i demoni. Bene, va bene. Vai! Allora, la missione è di livello 26, quindi dubito che sia troppo forte lui. Infatti non ci sta facendo niente. Però incassa che è una bellezza, ehi. Molto bene. Vai. Andate. Spendete! Ok, non penso si possa provare a reclutare in qualche modo, anche se ci provi tantissimo. Bisognerà reclutarlo in altri modi, magari tramite Blasters. Anima di rango S che mi ha dato tantissime volte cubi mentre cercavo di reclutarlo. Quindi serve anche per fare gli oggetti molto più forti. Caspita, che sorpresa! Quindi eri tu il vero guardiano. Proprio così, quel no, è solo uno dei miei sottoposti. Comunque, complimenti per la vittoria. Siete degni di passare. Fantastico! Ma sappiate che dopo questo punto vi aspetta l'inferno. Preparatevi, perché non sarà una passeggiata neanche per voi. Cosa? L'inferno, hai detto? Wow! Ma come Katie, come wow!
Dalle vostre espressioni deduco che non ne sapevate niente. In ogni caso fate molta attenzione. Lì i rischi sono dietro l'angolo. E quindi la missione non finisce così. Non so voi, ma a me è passata leggermente la voglia. Mi chiedo che tipo di yokai incontreremo una volta entrati. Non preoccupatevi, sì, fa un po' paura, ma è anche eccitante. Katie! Chi è? Bene, finalmente siamo riusciti a passare, ottimo lavoro. Chi era? Ah, Overnian! Non mi aspettavo niente di meno dai detective yokai. Stai cercando di entrare anche tu, Overnian? Proprio così. Mi è giunta voce che ci sono yokai terribili là sotto. Qualche tempo fa ero quasi riuscito a scovarli, ma venni catturato. Caspita, non promette bene per niente. È vero, ma se lavoreremo tutti insieme sono sicuro che andremo al massimo. Intanto direi di cercare degli indizi qui intorno. Ne sei sicuro? Forza, è tempo di entrare nell'inferno di Yokai World! Quindi hanno trovato un modo per mettere l'inferno inserito anche in questo titolo. È davvero sicuro di quello che fa? Lo spero. Beh, speriamo un po' che... Tutto a posto, zio? Vabbè, sei buono, tranzollo, eh. Allora, vediamo un po' questo Yokai World, questo inferno Yokai World. Questa è una host che ho usato spesso e volentieri io nei miei video. Ok, bello. Mi ricorda molto le cucine su Yokai Watch 2. Quando arrivi a Geraland. Sono molto, molto simile. Tra l'altro, per passare abbiamo bisogno di avere il rango A, se non sbaglio. Ah no, questa è un'altra stanza. Ah, pensavo che ci fosse il rango A lì. Va bene, bello. Ma che bello. Take out, oddio, chi è? Fortun pianta, compra, che cosa hai da vendere di bello? Beh, certo. Allora, se guardo in basso riesco quasi ad andare a fluido, invece già qui si inizia a appesantire la grafica. Sì, ci troveremo a nostro agio. Questo posto, pungolo di Yuka. Questa è una manovella, cos'è? Un temperino? Sono tipo rosso, l'incubo delle ossa. Avete qualche ossicino per me? No? Oh, capisco. Oddio, che succede qui? Ciao. Sembra che tra di voi ci sia una ragazza con un passato misterioso. Lasciate che vi spieghi meglio. Dunque, il mio nome è Kupidama, collego i cuori di umani e yokai. Nel corso della mia vita ho incontrato individui molto interessanti. Ma voi siete speciali. Avete tutti un cuore puro. Per questo vorrei darvi la possibilità di legarvi ai vostri vecchi ricordi. Consideratelo un regalo per tutti quelli che avete aiutato. Nel futuro troverete tutte le informazioni che vi mancano. Che significa nel futuro troverete le informazioni che vi mancano? Cos'è? Cosa sono questi occhi? Cos'è qui, la sauna lavica per lavar via tutte le impurità del corpo? Vai, apriamo Traspec. Mamma mia, ragazzi, quanta roba c'è qua sotto. Vediamo un po' le nuove missioni. Allora, vediamo un po' quello che c'è da fare, perché dobbiamo ancora completare questa missione. Attivo la navigazione perché non vorrei proprio perdermi qui sotto le ore. Vabbè, apriamo questo posto qui che avrà sicuramente qualche cosa di buono da darci. Eccolo qua. Sì, molto buono. Allora, corriamo. Abbiamo due missioni addirittura. Una è qua. Oh, cos'è questo? Forte! Non ce lo fa leggere? No. Va bene. Mi accontento senza. Oh, ciao, Volpe, che dici? Ah, vendi? Compra, compra! Che vendi tu di bello? Le brioche del... Oh, sono tornate le brioche. Allora, questi le frolle servono per fare alcuni oggetti. E però ne ho abbastanza, quindi non penso che mi serviranno. Anche perché non penso farò quell'oggetto in particolare. Ah, ok. Tu pure vendi? Quanta gente che vende! Ma che bel posto! Va bene, non mi serve altro. Ciao. Allora. Ma questo tutto quanto lo visito, eh. Shogunyan. Forma Shadowside, che bello. E voi che avete da guardare? Mi serve qualcosa per caso? Cosa?
Sta succedendo qualcosa di strano qui intorno, dite? In effetti, ultimamente ho visto yokai aggirarsi dai pressi del calderone centrale. Per qualche minuto ho anche pensato di scoprire cosa tramassero, ma quando ho alzato lo sguardo erano scomparsi nel nulla. La prossima volta dovrei pensare meno e agire di più, forse. Abbiamo pioggia Anna e Reilux che se la chillano alla grande. Oddio, ma è il panda rosso? Cataprocione? Ok, cataprocione. Devo parlare con loro? Ah no, questo qua. Chi è questo? Un umano? Babbo Saetta, ma è un umano. State indagando su alcuni intrusi dell'inferno? Molto ammirevole. Non so se siano quelli che cercate, ma c'erano degli yokai che gironzolavano nei pressi del calderone. Non sai che intenzione avessero. Si possa dire qua sopra? No, ma dai, ma perché non l'avete programmata questa parte? Level 5, che combini? Oh, che succede qui? Ma qui si può andare a quanto pare? Forse devo rimuovere la yomagia? Oh, uno yokai. Il Noko! Sì, sfida, questo c'era un sacco di soldi! E quanta gentaccia! Quanta gentaccia brutta però che c'è qui! Ehi! Recluta subito, subito! Vai, vai, vieni, vieni! Molto semplice, preso anche le sfere. Eccole qua. Sei di Noko, wow! Incredibile! No, non si è liberato questo posto, niente, era solo una magia così a caso. Va bene, ma ci verremo qui sicuramente perché ci si può entrare, è chiaro che si possa entrare. E poi dobbiamo chiedere anche a Malavo qui. E voi cosa volete? Delle informazioni sull'inferno? D'accordo, mi dirà quello che so. Tempo fa c'erano delle persone riunite attorno al calderone centrale. Ricordo che stessero dicendo qualcosa tipo: prima penseremo a sistemarci qui e poi il nostro obiettivo sarà il mondo. Non ricordo altro. Beh, ci si vede. C'era anche il nostro amico che se la cillava lì nel negozio. Comunque siamo al calderone. Questo è il bollitore di Wokshillo. Ognuno di quei tre ha citato questo bollitore. Ma perché? Hanno visto alcuni yokai aggirarsi da queste parti per poi scomparire. Non riesco proprio a capire di chi possa trattarsi. E se questo calderone fosse un portale? Che sciocchezza, come sarebbe possibile una cosa del genere? E guardate, c'è qualcuno! Cosa? Chi è? Oh! C'è Robonian? Cataprocione? E un ragnoide? Oh mio Dio, che brutto! Mamma mia. Sì. Eccola là, insomma era un portale. E Whisper non ci crede. Chi erano quelli yokai? Non avevano un'aria proprio rassicurante. In tal caso dobbiamo fare qualcosa, non possiamo lasciarli liberi. Pensiamo ad una soluzione, e in fretta. Non sei d'accordo, Link? Ma certo, mi hai letto nel pensiero, Katie. Quindi ci buttiamo nella lava? Cosa? Vorresti entrare in quel calderone e sperare di uscire? E se poi non dovesse funzionare? Ah, finiremo cotti a puntino, per non parlare di quelli yokai. Cosa farebbero se ci sconfiggessero? È proprio questo il bello, Whisper. Sarà una sfida vincente. Non credo. Beh, noi siamo detective yokai, non possiamo tirarci indietro. Ecco che ora fa lo spavaldo solo per fare bella figura con Katie. Ad ogni modo, come faremo a trovarli? Sogno scomparsi nel calderone. Già, hai ragione. Forse è una missione impossibile anche per noi. Missione, hai detto? Ah, che ricordi. Sapevo che avremmo pensato la stessa cosa, Whisper. Il team che combatte il male a Yokai World. Noi siamo... i Blasters! Blasters, e che cosa sarebbe? Ottima idea. Forse l'associazione potrebbe esserci di grande aiuto. Il problema è che non so dove siano finiti i vecchi membri. Come faremo? Non preoccuparti di questo, Venian, li troveremo di sicuro. Contatterò personalmente il sergente quadro per aiutarci. Di nuovo il sergente quadro? No. Ma quello ci fa fare tutti gli squat del mondo. Dice che sta cercando dei partecipanti per la celebre 24 ore di campo finito. Che era live? Vorrei scherzare, spero. 24 ore di fila a correre? Tipico del sergente quadro, ma muore una persona.
Ma non può farsela da solo, perché deve coinvolgere anche noi? Beh, direi. Ah, c'è un messaggio di Nevina. Lei prende sempre tutto con calma. Dice che vuole vederci alla stazione di Campofrito entro 40 secondi. Anche Nevina è passata al lato oscuro? A quanto pare. Forse è il caso di fare come dicono loro, non credete anche voi? Esatto, abbiamo perso fin troppo tempo in questo posto. Non ci resta che andare a... com'è che si chiamava? Campo Fiorito si trova ad ovest di Valdoro Nuova. Puoi passare più tardi le spiegazioni? Ora dobbiamo correre! E questo è il problema, correre. Dandanzaka, Campo Fiorito. È la prima volta che ci mettiamo piede. Ma anche se non sbaglio che ci possiamo proprio venire. No, non mi potete chiudere la casa della villa, dai! No! Ma no, puzzoni di level 5. Devo trovare modo di arrivarci. Clippo tutto il gioco, clippo pur di arrivarci. No, nonna Edna, che dici? Ciao. Ma non eravate in tre voi una volta? Un sigillo di tre. Che coincidenza. Yahoo, wow. Ingresso vietato, immagino. Ah, yogurt. Mamma mia, proprio yogurt, proprio in tutte le cose. Wow, che bella Campo Fiorito così, però. È grande. Bella, bella davvero qui. Non mi pare ci si potesse andare anche prima. Ma è bellissima. Oppla. Beh, andiamo alla stazione, dai. Gli oggetti gialli, come ho detto, non li raccolgo perché non serve a niente raccoglierli. Invece questi qui un po' più scuri, sì. Insomma, non sempre, però a volte sono anche oggetti interessanti. Ehi, ciao, tu come va? Siete in ritardo, mammolette! Avevamo detto 40 secondi! E stavolta mi perdono, ma che non si ripeta mai più, intesi? Nella mia squadra non c'è spazio per gli scansa fatica, ricordatevelo. Proprio per questo, infatti, testerò le vostre abilità a seduta stante. E ora al lavoro! Che poi è Victorio. Perché sai com'è, no? Blasters. Muovi le braccia come le ali. Oh yeah. Più forte, giù, 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 giù. Fai la mano di quei deltoidi così. 1, 2, 3, come un'aquila, non come un pollo. Ok, c'è gente nuova. Ah, un pollato. Alza le gambe. Dai, non fare il vai. Pugno. Ma perché, Nate? Perché devi fare l'Energy Max che non serve a niente alla fine farlo? Ignorante! Vabbè, comunque abbiamo vinto. Che battaglia incredibile! Questo è il vero potere dei Blasters. E ora, 1, 2, 3, po! Per quale motivo ci attaccate all'improvviso? È tutto inutile, amico, non ti risponderà mai. Ragazzi, vogliamo chiedergli di quella cosa? Giusto. Ehi, Sergente Quadro! Dei Blasters. E questo è tutto. Vi prego, accettate di aiutarci. Abbiamo davvero bisogno di voi. Se ho capito bene, Yokai World potrebbe essere in serio pericolo. Chiudere quel calderone deve avere la massima priorità adesso. Intendi dire che quel calderone nasconde effettivamente un segreto? E chi lo sa? Ora basta con queste scenate. Sai qualcosa oppure no? Calmati, ragazzo. Ora dobbiamo pensare a ricostruire la base Blasters. Vediamo un po'. L'inferno di Yokai World. Ma sì! Soldato Whisper, ascoltami. Sarai tu ad occuparti del progetto. Io? E devo cominciare subito? Risparmi il fatto per queste domande. Certo che devi iniziare ora. Va bene, ai tuoi ordini, sergente Quadro. Ah, e come faccio senza nessuna istruzione in particolare? Quanto a te, G-Banyan. Chiamo tutti gli altri. Riunione di emergenza! Non potresti aspettare un po'? Sono davvero a pezzi!
Assolutamente no! Non c'è tempo per riposarsi! Ehi, Bruno, che ne pensi? Non saprei sinceramente, ma non ho grandi aspettative. Okay, una volta che saremo tutti qui, penseremo al calderone. D'accordo. Benissimo, ora è ufficiale! I Blasters sono tornati sul serio! Grande. Go, go, go! Ah! Ecco! Vedi allora che era come dicevo io? Oh, l'insegna! Grande! Si può entrare qui, quindi! Ah! Bene! Ah, eccoci qua! Quindi questa sarebbe la nuova sede dei Blasters, eh? Incredibile! Caspita, sembra la base segreta di un supereroe! È stata una vera fatica, ma alla fine ci siamo riusciti. In poco tempo, tra l'altro, in pochi secondi. Sono esausto, voglio andare a dormire. Eccomi qui, benvenuti nella nuova base Blasters! Il nostro nuovo obiettivo è sconfiggere gli yokai malvagi dal futuro. Non sappiamo con esattezza quanti siano, per cui state allerta. Ma state tranquilli, per i Blasters niente è impossibile. Inoltre avere degli umani in squadra ci avvantaggerà non poco. Sì, lasciate fare a noi. Ben detto, è questo lo spirito giusto. Ma non è finita qui. Abbiamo implementato una nuova meccanica per voi, ovvero i fantastici portali Blasters. A breve vi spiegherò cosa sono nei minimi dettagli. Ma ora godetevi pure la base. Forza Blasters! Grande! Bene, bene. Oh, e questa anche è fatta. Pochi punti esperienza ma essenziali per andare avanti. Ok, Inferno Blasters per partire in missione. In questa modalità controllerai un team composto da 4 yokai. Gli umani invece avranno un ruolo leggermente diverso qui. La potenza della tua squadra sarà determinata dal rango Blasters. All'inizio ogni yokai presente nel tuo team sarà di livello 1. Bene, e qui abbiamo il negozio di Annebio, lui per salire di livello. Bello. Come sempre lui bello. La slot Kaioni, quella vera però. E lui. E poi il sergente quadro per partire in missione. Oh, aspetta. Bene. Ad ogni modo per oggi è tutto. Continueremo la prossima volta sempre su Yokai Watch con i Blasters, perché mi serve da potenziare il livello, altrimenti non riesco a fare quella certa missione. Inoltre vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare se volete. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!